chiede una verifica sulla posizione degli addetti al cimitero cittadino, delle figure interne e delle qualifiche anche degli affossini. La riorganizzazione interna che è stata operata di recente avrà una sua ratio sicuramente, ma bisogna capire. Così Tonia Lanzetta, ex candidata sindaco a Nocera Inferiore, dopo le notizie di trasferimenti dalla pianta organica del cimitero sui quali sarebbero stati avanzati dubbi e sospetti. Credo che il cimitero debba avere un'attenzione particolare perché è il luogo dove riposano i defunti di tutti. In particolare nell'ultimo consiglio io ho sollevato una necessità di fare una verifica degli addetti all'interno del cimitero cittadino, anche relativamente proprio alle figure professionali che si occupano delle salme, quindi gli affossini, e ho chiesto una verifica della pianta organica della multiservizi e insomma una verifica anche delle qualifiche delle persone che si adoperano in questo settore specifico. Quelli che poi sono le riorganizzazioni interne del personale chiaramente troveranno, credo, una giustificazione che mi auguro non sia di carattere politico. Solo questa? Ma bisogna chiaramente conoscere gli elementi e conoscere anche la necessità di questi spostamenti per non andare a discutere su cose che le lasciamo, diciamo, al chiacchiericcio cittadino. Conviene avere documenti alla mano e quindi capire le motivazioni di questa riorganizzazione. La città, siamo a pochi mesi dalle elezioni, sì, del nuovo sindaco, sta crescendo? Ma al momento registriamo tutta una serie di dichiarazioni di principio di voler fare bene, però non abbiamo ancora registrato a pochi mesi dall'insediamento chiaramente un effettivo cambio di passo, innanzitutto immediato. L'immediatezza è quella dell'ordine e della pulizia della città, che chiaramente lascia a desiderare, quindi chiaramente ha una maggioranza ampia in città e tutti quanti ci aspettiamo. Noi dall'opposizione daremo chiaramente i nostri suggerimenti e le nostre proposte e chiaramente il nostro contributo, e se sarà ben accetto chiaramente ci potrebbe essere anche condivisione su punti importanti, nevralgici. Io ho sollevato la questione del rischio idrogeologico, la questione dell'ospedale, come le questioni anche di carattere economico-finanziario legate proprio a questi aumenti spropositati delle bollette, quindi alla necessità di aiuti alle famiglie e alle imprese. Vediamo che lei non va a parte della maggioranza. Assolutamente, convintamente all'opposizione.